storia di successo. Il muratore che segnava sempre. Dio perdona, riga no. Una delle favole più incredibili della storia del calcio italiano è quella di Christian Riganò, soprannominato il Bomber di Lipari, capace di giocare e segnare in 9 categorie su 10 disponibili, tutte tranne la terza categoria. Se sei giovane e non ricordi questo straordinario bomber d'altri tempi, ascolta attentamente la sua storia e non la dimenticare mai. Riganò infatti è l'esempio vivente del non mollare mai, applicato al mondo del calcio. È la straordinaria conferma che la voglia di arrivare, l'allenamento e il sacrificio possono portarti molto in alto. A 26 anni Riganò gioca ancora tra i dilettanti, si divide tra il calcio e il suo lavoro da muratore, ma non abbandona l'idea di giocare in Serie A. Le giornate sono intense, la sveglia suona impietosa ogni mattina alle 6 e dopo aver indossato la tuta da lavoro macchiata di vernice, si dirige al cantiere dove trascorre ore faticose con la cazzuola in mano. Il sacrificio e il duro lavoro da muratore non lo distolgono però dalla sua passione ardente per il calcio. Il pallone è la sua vita e non è disposto a rinunciare al suo sogno. A suon di gol convince il Taranto ad acquistarlo e il primo anno tra i professionisti segna 14 reti ed è decisivo per la promozione della sua squadra in Serie C1. Riganò ha una caratteristica unica. Si adatta in maniera impressionante alle varie categorie in cui milita e segna gol a raffica. A 27 anni si ritrova a disputare la prima stagione in Serie C1 e sembra già l'apice della sua carriera. Invece è solo l'inizio. In C1 infatti fa ancora meglio, raddoppia il bottino di gol e per poco non raggiunge la seconda promozione in 2 anni. Nel frattempo in Serie A succede una cosa che forse non ricorderai. La Fiorentina dell'allora presidente Cecchigori fallisce e i viola ripartono dalla Serie C2 e vogliono affidarsi proprio a Riganò. Quel ragazzo cresciuto a pane e pallone, che dopo tanta fatica si era guadagnato la Serie C1, accetta la sfida e decide di scendere di categoria e ricominciare dalla C2. Anche questa volta sembra la fine del sogno, invece lui non molla di un centimetro. Quell'anno segna 30 gol in 32 partite e la Fiorentina viene promossa in C1. Nell'ambiente si comincia a parlare di questo ragazzo, goleador di razza e con carattere da vendere. L'anno successivo la Serie B passa a 24 squadre e la Fiorentina viene ripescata. Christian si ritrova a 30 suonati a giocarsi le sue carte di Serie B. Nemmeno il tempo di chiedersi se il Bomber di Lipari sia in grado o meno di dare il suo apporto in quella serie che Christian risponde sul campo con 23 gol e un'altra promozione. È Serie A! Timbra anche nella massima serie e il suo primo gol in tuffo di testa è un pezzo di storia del nostro calcio. Miccoli scodella un pallone di esterno destro dal limite dell'area di rigore. Il lancio è leggermente lungo, ma Christian si getta su quel pallone in tuffo, battendo con un'incornata decisa il portiere avversario. Palla all'angoletto e braccia al cielo. È il gol della liberazione. Il sogno di Christian si realizza e chi lo aveva visto con la fame e la voglia di arrivare che aveva sui campi di terra di provincia giura che non c'è da stupirsi. Questa storia ha 2 insegnamenti. Tienili bene a mente. 1. Nel calcio nulla è impossibile, a patto che tu abbia voglia di sacrificarti, di allenarti duramente, di impegnarti più degli altri. 2. Il calcio, se vuoi arrivare in alto, non è un divertimento. Riganò faceva il muratore, lavorava duramente, ma nonostante questo viveva il calcio come un lavoro, come un impegno serio. Lo stesso devi fare tu. Gli studi sono una priorità, ma se vivi il calcio come un semplice passatempo, puoi scordarti la gloria. Chi gioca per partecipare non arriva più in là del campo di terra del suo quartiere. Ora tocca a te decidere cosa vuoi fare e se avrai voglia di provarci, Obiettivo Calciatore sarà la tua autostrada per diventare un professionista. Scarica il report che i nostri preparatori hanno preparato per te sul sito www.obiettivocalciatore.com e scopri a che livello sei oggi e come puoi migliorare per poter diventare il nuovo Riganò, un ragazzo di provincia diventato leggenda, a cui i tifosi dedicavano cori e striscioni. Dio perdona, riga no. Obiettivo Calciatore, la tua strada per diventare un calciatore professionista.